parere su Gullit, Massimo Brodini, se è d'accordo, se anche lei ha visto la partita, in generale come si può spiegare una sconfitta così, non capitava dal 2004 in Serie A. Innanzitutto ci ha fatto il complimento a Napoli, perché Napoli ha fatto una bella partita. Per quanto riguarda noi, eravamo un po' bassi di energia, comunque già il primo gol, il secondo, il terzo, il quarto, nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita, noi dopo i primi 20 minuti che avevamo un po' di difficoltà perché eravamo troppo bassi, ci siamo alzati, dopo l'1-0 nel momento migliore nostro abbiamo preso il gol del 2-0 e dopo abbiamo continuato, abbiamo fatto 2-1, abbiamo avuto due o tre situazioni buone all'interno dell'area, la sensazione era che si potesse fare gol, però il calcio è anche questo, nel senso delle serate, delle partite, di solito c'è sempre una partita all'anno dove loro ogni tiro poteva essere un gol, perché comunque è andata così, basta vedere il terzo gol sul calcio d'angolo con una palla lisciata, questa è carenza di energia, quindi bisogna mettersi in piedi, recuperare energie e iniziare di nuovo a lavorare. Questa sera è stata questa. È la sconfitta più difficile, Allegri, della sua carriera di Allegri? Cioè, cos'è la cosa più dolorosa di questa serata che fa più male? No, diciamo che non è che la sconfitta è più pesante, le sconfitte sono pesanti, e sono le sconfitte a volte meritate, a volte meritate, se è stata meritata, e comunque siamo arrivati a questa partita solamente con un carico di energie inferiore. Poi ci sono le situazioni dove come stasera, dove in situazioni rischi di prendere gol, ma sono situazioni facilmente leggibili, e quindi abbiamo preso sul calcio d'angolo una palla, diciamo su una palla lunga, il secondo gol questo, la palla è rimasta lì, a volte il calcio è anche questo, a volte ti va bene in certe situazioni, ti si voglia a favore tuo. Stasera abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla, alla fine durante gli ultimi 20 minuti del primo tempo, però dopo non è stato così, quindi abbiamo sicuramente meritato. Però questo non ce le fa assolutamente buttare giù, quindi comunque veniamo da 8 vittorie consecutive, e ora bisogna riprendere il cammino, abbiamo venuto la parte di Coppa Italia e poi dopo riprendiamo. Ciro, Ferrara? Sì, ciao Max, immagino che tu sia abbastanza arrabbiato, volevo capire se avevi avuto qualche segnale, perché da un punto di vista fisico il Napoli, tanto da un punto di vista tecnico, ha dominato, soprattutto nella seconda parte della gara, e quindi volevo capire, perché è una roba strana, comunque la Juventus non aveva dato una sensazione di stanchezza nelle ultime partite, anzi riusciva a raggiungere magari dei risultati migliori verso il finale. E poi Max, bisogna riconoscere che ci sono stati, come dici tu, tanti errori tecnici, soprattutto in fase difensiva sono stati commessi degli errori abbastanza gravi che ovviamente sono stati cari. E quando fai quegli errori lì, in queste partite è difficile non prendere gol. Però ripeto, sono serate che capitano, è capitata una serata, siamo contro la prima della classe che merita, cioè, il primato che ha, infatti ha 10 punti di vantaggio, però noi dobbiamo continuare a lavorare, crescere, cercare di recuperare gli infortunati, e soprattutto, come in tutte le situazioni negative, il positivo di sapere che comunque quando giochi queste partite, i contrasti nei duelli aerei, la palla ci rimane lì, mi ha vinto pochi, ecco. E nonostante questo abbiamo avuto anche una buona reazione, un buon momento del primo tempo dove abbiamo fatto anche discretamente bene, quindi però la sconfitta è più che meritata, ma ci dobbiamo abbattere o deprimere, come non ci dovevamo esaltare nelle 8 vittorie. Il cammino è lungo, è una sconfitta che va presa e messa lì. Sì, Max, per continuare quello che hai detto, abbiamo fatto l'analisi del primo tempo, anche del secondo che non c'è stato, perché le forze poi che avete messo in campo secondo me per reagire ai primi due gol poi le avete esaurite, alla fine il secondo tempo è andato via come è andato. I primi 25 minuti, quelli di cui abbiamo parlato, perché secondo te, diciamo, non siete riusciti a provare a stare un po' più alti? Tu ti sei lamentato, ho sentito quello che hai detto, siamo stati troppo bassi, era una questione
insomma, che il Napoli vi ha costretto a star lì, o avevi preparato come idea, anche tenendo Chiesa lì largo, di ripartire di più, di andare a prendere un po' più? No, è che ci abbassavamo troppo dalla parte di Chiesa, da parte di Kostic, e subito dopo pochi minuti ho detto l'unica cosa è cambiare, mettere Chiesa di là e Meccanico qua per cercare di dare più pressione. Infatti le prime cose buone sono state fatte quando Chiesa usciva più alti, uscivamo più alti, ecco. E su quello abbiamo fatto delle buone cose. Poi ripeto, il secondo gol è stata una palla che è rimasta lì, il terzo non parliamo, nel quarto uguale. Quando sono queste serate a me mi andrà a sorridere perché è normale, bisogna lavorare e migliorare, però quando ci sono queste serate che la palla ti rimane lì ma sempre agli altri, non è un caso, perché vuol dire che avevamo poca energia. Però bisogna portare a casa questa sconfitta, sapere che comunque attraverso l'energia positiva, cioè l'energia forte che dobbiamo mettere in campo, si possono vincere le partite. E questa era l'ultima partita, insomma, per il presidente Andrea Agnelli. Quanto le dispiace questa sconfitta proprio oggi? Anche Rabiova ha parlato di lui, voleva dedicargli una vittoria, questa era la speranza per salutarlo al meglio. Mi dispiace per il presidente, perché comunque con lui è passato anni meravigliosi, ha fatto un ciclo della Juventus, credo, irripetibile. Però noi ora bisogna pensare, come ci ha detto lui ieri, andare avanti e cercare di ottenere gli obiettivi di questa stagione. Grazie mille, Massimiliano Allegri. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci.